Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Oggi un video davvero molto particolare. Io sono emozionatissima di registrarlo perché vi mostro oggi un prodotto che io amo tantissimo. Vi ho già mostrato nel canale diversi passatempi che io amo fare, come non so, dipingere i sassi, la pittura diamanti e i puzzle. Questo è un altro dei miei passatempi preferiti e sono appunto delle escape box, delle puzzle box, di cui appunto vi voglio parlare oggi. Queste box sono prodotte da Escape Welt. Escape Welt è un'azienda tedesca che si trova a Lipsia in Germania. Inizialmente loro avevano delle escape room a Lipsia appunto, ma con la pandemia, a causa delle restrizioni, non sono riusciti a lavorare e quindi si sono reinventati e hanno creato appunto queste box in legno che loro chiamano appunto escape room a domicilio. Cosa sono queste puzzle box? Sono delle scatole di legno, adesso ve la mostro bene perché è bellissima. Sono delle scatole di legno che bisogna riuscire ad aprire risolvendo degli enigmi, dei rompicapi. Incominciamo ad aprirla perché così riesco a mostrarvi tutto bene. Allora, innanzitutto all'interno trovate una sorta di biglietto, la firma con il nome di chi ha assemblato la vostra box. Poi all'interno c'è anche una scheda con lo storytelling della scatola che avete scelto. Praticamente racconta un po' la storia di questa scatola. Qui sono scritte nel libretto soltanto in tedesco e in inglese, ma con il QR code che trovate qua accedete anche ad altre lingue e anche a consigli, informazioni varie. Questa scatola si chiama House of Dragon, quindi la casa del drago, ed è appunto, rappresenta una casa giapponese bellissima, adesso ve la mostro bene. Poi all'interno c'è anche un passaporto del giocatore, che è una sorta di libro gioco, dove all'interno ci sono non solo dei piccoli giochi, ma soprattutto ci sono la descrizione di tutti i prodotti di Escape Welt. Loro hanno disponibili diverse box, puzzle 3D e anche puzzle 2D, e per ogni puzzle c'è appunto la descrizione, la grandezza, la durata del gioco e la difficoltà. Inoltre sulle ultime pagine potete anche segnarvi la vostra collezione, perché comunque sono scatole talmente belle, talmente divertenti, che collezionarle sarà un attimo. E appunto c'è la lista con tutti i prodotti che potete spuntare insomma man mano che li collezionate. Andiamo a tirar fuori la scatola perché ci tengo davvero tanto a mostrarvela, perché è un capolavoro, è estremamente bella e completamente realizzata a mano con materiali ecosostenibili, perché è realizzata interamente in legno di betulla e poi decorata insomma con il pirografo. Allora, la scatola è di una bellezza disarmante, è proprio meravigliosa. Adesso ve la mostro bene. Questa è la scatola in tutti i suoi lati, questo è il tetto e il pavimento. Le decorazioni sono qualcosa di estremamente incredibile, cioè sono fatte con i minimi dettagli. Allora, direi di cominciare però ad osservare un po' la scatola e farvi un po' capire insomma questo mondo delle escape box, delle puzzle box. Allora, da questo lato c'è la facciata principale della casa, dove praticamente ci sono le due porte che immagino poi saranno le porte che si dovranno aprire per arrivare alla soluzione della box. I dettagli della porta sono qualcosa di veramente incredibile. Qui c'è un pezzettino di legno che gira e su questo lato
c'è una rotella che però girando riusciamo a capire meglio. Guardate il disegno, cioè se non sono spettacolari queste box, veramente. Questa facciata rappresenta appunto un classico paesaggio giapponese e con la rotellina che vi mostravo prima si girano questi disegnini all'interno dei due cerchi. In più tra i due cerchi c'è un foro che immagino sarà appunto un foro dove inserire una chiave che aprirà qualcosa. Girando ancora ci sono delle rotelline. Queste rotelline sono 9. Sono tutte rotelline movibili, quindi probabilmente con queste si riuscirà anche con queste a far qualcosa. E al fianco qui anche c'è un altro foro che sembra appunto quello di una chiave. Sul lato c'è questa tabella con dei simboli giapponesi che bisognerà scoprire che cosa sono. E in più c'è anche questo pezzettino di legno che immagino sia, infatti ci sono anche delle freccette, che sia appunto un pezzo un enigma. C'è l'ultima facciata, qui c'è un bellissimo bambù e il drago disegnato, qui c'è la coda e qui la faccia. C'è questa sorta di, sono 3 finestre sembrano. Non saprei capire, ma se si aprono o meno, non lo so. C'è anche questo in questo lato. C'è anche questo qua, che immagino sia un enigma. Ok, poi, quindi sì, qui non c'è molto in realtà. Probabilmente sarà, forse l'ultima parte del puzzle, non lo so. Continuando, il tetto si gira, bello, il tetto si gira, anche qui c'è il disegno del drago, vediamo se riesco a mostrarvi il viso qua, e infine sull'ultimo lato, che è la parte sotto, la base della scatola, c'è questa lista di parole che sembrano scritte al contrario. La scatola, come avete visto, è spettacolare. Se vi incuriosiscono, io come sempre vi lascio giù nell'info box il sito di Escape Welt. Loro hanno sia il loro sito online che il negozio anche su Amazon, quindi si può acquistare insomma dove volete. La spedizione è velocissima perché di 3 massimo 5 giorni. Il prodotto, l'avete già visto, è qualcosa di veramente incredibile, è un capolavoro. No! Non si mangia la scatola della mamma! Ha dei dettagli che sono veramente incredibili. I giochi poi vi tengono allenata la mente, sono molto molto intriganti. È adatto a tutti, secondo me a tutta l'età. È un gioco che si può fare anche in gruppi. Noi per esempio le risolviamo tutti insieme, insomma, quando abbiamo tempo, un po' ogni sera o durante il weekend. E sì, è un modo per stare insieme con tutta la famiglia o con gli amici, divertendosi, e anche in modo creativo, perché appunto si tiene allenata la mente. Penso che sia anche un'ottima idea regalo per tutte le occasioni. L'azienda consiglia anche di utilizzarle come scatola per il vostro regalo, quindi potete inserire all'interno della scatola il regalo e poi la persona appunto che riceverà la box dovrà prima risolvere la box per riuscire insomma a vedere qual è il suo regalo, quindi l'idea è geniale secondo me. Poi sono bellissime da collezionare, ma io pensavo di metterci le mani comunque sulla box per fare qualcosa di divertente insomma in un video. Credo di avervi detto tutto. Se volete dare un'occhiata al sito, giù trovate il link appunto dell'azienda o anche un codice sconto per voi, come sempre ve lo lascio sia qui che giù nell'info box. Le proposte nel sito sono tantissime, vi fanno anche dei set insomma dove si risparmia un sacco, se poi utilizzate anche il codice insomma risparmiate ancora di più. E niente, fatemi sapere se conoscevate già queste box qua, se le avete mai viste, se le avete mai provate,
Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace, insomma, da quello che vi ho mostrato. Come sempre vi ricordo di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video sul canale. Se invece volete interagire con me, mi trovate sotto nei commenti o nel mio profilo Instagram, che trovate qui. E niente, con questo è tutto. Io spero di avervi fatto conoscere qualcosa di interessante. Se avete altre domande, fatemele qui sotto. E niente, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!